Buongiorno a tutti, oggi vi mostrerò come preparare il pollo alle mandorle, ricetta tradizionale cinese. Ecco, questa è un po' rivisitata ovviamente. Qui abbiamo del petto di pollo tagliato a cubetti di queste dimensioni, potete anche farli un pochino più piccoli. Poi dei germogli di bambù, poi abbiamo della cipolla rossa che è facoltativa, io la metto per colorare un po', e dei cipollotti tagliati un po' di sbieco, ecco, a becco di flauto credo che si dica. Poi abbiamo delle mandorle, io le ho spellate perché erano praticamente avevano ancora la pelle, quindi le ho scottate un attimo e poi ho tirato via la pelle. Poi abbiamo dell'olio di semi di soia, è meglio usare la soia piuttosto che l'olio extravergine in questo caso, perché è un sapore più simile, diciamo, a quello che utilizzano in Cina. Qui abbiamo dello sherry, un cucchiaio e mezzo, un po' di sale, ovviamente io non lo metterò tutto questo. Questa è maizena, anche qui un cucchiaio e mezzo. Poi abbiamo dello zenzero, della salsa di soia e del brodo di pollo, o se preferite di verdure. Se proprio non avete il brodo potete utilizzare anche un pochino d'acqua tiepida. Bene, partiamo con la nostra preparazione. Io adesso accendo il gas e ci metto l'olio di semi. Ne serve un po' perché andrà praticamente fritto. Adesso dovremo aspettare che si scaldi. Poi aggiungerò le mandorle e le farò tostare un momentino. Molto caldo, andranno tenute girate e poi tolte. Con le nostre mandorle rosolate, ora le tolgo e le tengo in parte. Adesso aggiungiamo il petto di pollo. Vi do una bella mescolata. Basta un attimo. Intanto che si cuoce vi faccio vedere a preparare la salsa che vi servirà in ultimo. Allora, metto la maizena, ci aggiungo un pochino di brodo, fa attenzione perché tende a fare molti grumi, per cui va proprio lavorata con un pochino. Così, poi aggiungiamo la salsa di soia, un po' di sale. Adesso io metto questo che è lo zenzero insieme al pollo. Potete metterne anche un po' di più se volete di zenzero. Ecco, io non ho dato le dosi del pollo, delle cipolle, fate un po' come volete, ecco, se vi piace più verdura mettete più verdura, se vi piace più pollo mettete più pollo, non ha nessuna importanza. A questo punto aggiungo anche questo, il germoglio di bambù. Adesso rialzo un pochino la fiamma perché deve cuocere. Deve cuocere tutto insieme.
Se vedete che si asciuga potete aggiungere un po' di brodo o un po' di acqua. E alla nostra salsina andiamo ad aggiungere anche lo sherry. Mettiamo un po' di sale anche qui. Poi aggiustate di sale, assaggiate, sentite se va bene. Ma tenete presente che sarà salata anche la salsina, per cui cercate di non esagerare. Piuttosto è meglio salare un po' dopo. E qui ora deve cuocere una ventina di minuti. Insomma, fatelo cuocere bene perché è pollo. Io ci metto il coperchio e lo faccio cuocere per un po'. E ovviamente, prima di aggiungere il coperchio, metto anche le mandorle. Voilà! Il nostro pollo ha cotto una quindicina di minuti. Ho alzato un attimo la fiamma e ho fatto asciugare un pochino, ho tolto il coperchio negli ultimi minuti. E adesso è pronto per aggiungere la salsa. Ricordatevi di mescolarla bene e poi, proprio all'ultimo momento, prima di servire, versate la salsa e mischiate e lasciate cuocere ancora un momentino, proprio il tempo di far tirare la salsa, ma a fuoco molto basso. Ecco, basta. Io direi che è più che sufficiente. Se volete lucidarlo ancora un po', aggiungete un goccino di olio di semi di soia. A fine cottura il vostro pollo è pronto. Se questa ricetta vi è piaciuta, mettete mi piace, condividete con i vostri amici e buon appetito con la cucina cinese.